Cari amici, cari soci e socie Lions, l'appuntamento di questa settimana sul nostro spazio Lions è con Gianfranco Ucci. Ringrazio Gianfranco per essere venuto fin qui, malgrado abbia altri impegni istituzionali in questa giornata. Gianfranco ha un compito piuttosto ampio, possiamo dirlo, perché lui è il coordinatore di un dipartimento. Se io vi elenco tutte le attività che il Dipartimento Service Comunitari fa, effettivamente non si riesco proprio a capire come possa fare Gianfranco a seguirli tutti. Sono perché è un dipartimento che si interessa di varie aree. Poi ne indicherai tu qualcuna, quella che tu ritieni più significativa. Io do a volo d'uccello, ne dico tre o quattro: l'area sanità, l'area beni culturali, l'area economica, e in ognuna di queste aree poi ci sono, diciamo, le sottoaree. Ecco, Gianfranco, come si manifesta il tuo impegno in questo campo così vasto di progetti e service nazionali e distrettuali? Innanzitutto grazie per l'invito. Quest'anno il nostro governatore Clausi ha voluto individuare queste due figure di coordinatori di due dipartimenti, uno per l'area internazionale e uno per l'area comunitaria, io e Saverio Camberetti. Per quanto riguarda l'area comunitaria, io sono un facilitatore. Bello, benissimo. Quindi un facilitatore nel rapporto tra gli specialist distrettuali dei 39 service che fanno riferimento all'area ed i presidenti dei nostri club del distretto 108 YA. Come hai tu detto, ovviamente sono dei service legati, da un lato sono dei service tradizionali, storici, diciamo, sui quali in questi anni la nostra organizzazione ha realizzato e concretizzato obiettivi importanti. Dall'altro, chiaramente, nascono anche da esigenze e dai bisogni stessi della comunità. E del territorio. E precisamente. Noi restiamo e ci interessiamo dei problemi del territorio. Ma del territorio perché, come ha detto proprio ieri il nostro presidente internazionale Choi, noi dobbiamo cercare di dare un'impronta concreta sul nostro territorio. E attraverso, chiaramente, l'impegno per quanto riguarda la realizzazione dei service comunitari, noi questa impronta la possiamo lasciare in maniera duratura, perché quello che ho detto nel primo incontro, in tutte le riunioni di circoscrizione, sostanzialmente interloquendo anche con i presidenti di circoscrizione e con i presidenti di club, abbiamo invertito un po' la priorità degli stessi service, partendo in maniera proattiva dai bisogni della comunità. Quindi discutere con gli stakeholders, con i portatori, io dico, sani di interessi positivi nella comunità, ed andare a individuare con loro quali erano le priorità nella comunità. Facendo cosa? Facendo dei service concreti, chiari, misurabili, in tempi definitivi e coinvolgendo sempre più persone. Perché, come tu sai bene, caro Elio, in particolar modo nel sud oggi c'è un problema, diciamo, sostanziale, soprattutto di questioni tipo economico, e chiaramente è emerso che una serie di necessità, noi a queste necessità possiamo e dobbiamo rispondere, ecco, essendo dei Lions. Scusa, ecco, io allora guardavo sempre questi service che riguardano questo tuo amplissimo campo di facilitazione, e notavo per esempio che per quanto riguarda l'area dei beni culturali ci sono i service da sud. Adottiamo quello storico, adottiamo la via Popilia. Il sud prima dell'unità. Assolutamente. Il sud, il banco, i dialetti, il cinema. Banco culturale. Come nell'area economica, anche qui
e io noto con molto piacere la presenza di argomenti che riguardano il nostro territorio, il nostro sud, e poi diciamo il territorio sul quale verte il nostro distretto. Quando si parla del Mediterraneo del futuro, quando si parla delle eccellenze internazionali, poi c'è l'area dei giovani con il calcio al bullismo. Noi interconnettiamoci, che sono due temi nazionali. Due temi nazionali. Sorillo, se non ricordo male, che l'ha presentato anche al congresso, alla conferenza nazionale di Milano. Dobbiamo fare qualcosa per il nostro territorio. Non a caso devo dirti, tu l'hai certamente, mi auguro che molti l'abbiano visti, proprio nel campo dell'area giovani e sport, noi abbiamo avuto di recente in questa nostra trasmissione Vittoria Panarese su programma Seleggo per la direzione. Sono delle iniziative concrete. Assolutamente, guarda, io se... non vorrei elencarne alcune a discapito di altre, ma una la menziono perché chiaramente è il servizio con il quale è partito l'anno del nostro governatore Clausi, che è da sud, per, ovviamente per la valorizzazione dei nostri beni culturali, che è la vera ricchezza che abbiamo nel nostro bellissimo sud, ma chiaramente proprio per questo pragmatismo che abbiamo voluto dare quest'anno, non è un service fine a se stesso. La valorizzazione significa trasformare in termini economici la fruizione di questi beni, quindi non stare lì ad osservarli, ma cercare chiaramente di utilizzarli a favore delle nostre comunità, quindi che siano un volano di sviluppo. Io penso che abbiamo un'occasione importante, e l'occasione importante è quella chiaramente di essere a fianco delle nostre comunità in una nuova azione di protagonismo locale. Chiaramente in questo protagonismo noi possiamo fare una piccola parte, ma importante. La nostra piccola parte è il We Serve, è il servire e mettere a disposizione le nostre professionalità. Dicevo prima, c'è una difficoltà, vedi quando si fanno gli screening, soprattutto sul piano diabete e non solo, ci sono delle file. Perché ci sono queste file? Perché ci sono oggettive difficoltà. E allora noi dobbiamo, precisamente, perché oggi, non lo dico io, è dalle analisi dei bisogni fatti, lavoro anche in banca, quindi so bene quali sono le difficoltà delle famiglie. Quando bisogna dare delle priorità, molte volte purtroppo si tagliano le spese sanitarie, e quindi su questo noi possiamo e dobbiamo dare delle risposte, e penso che chiaramente rispondere a questi bisogni significa anche poter avere quel senso di positività per il nostro sud, e cercare chiaramente di essere coprotagonisti in maniera umile, in maniera semplice, affiancandoci alle nostre amministrazioni, all'associazionismo in generale. Il nostro protagonismo deve essere anche coinvolgente, anche di stimolo agli altri. Il nostro governatore ci ha ricordato all'inizio dell'anno sociale di allargarci, di aprirci. Noi abbiamo la possibilità di poter fare delle cose importanti, quindi non dobbiamo avere, diciamo, questa visione un po' chiusa, un po' miope, ma invece dobbiamo allargarci, perché insieme alle altre organizzazioni di service che esistono ed insistono nelle nostre comunità, possiamo rispondere in maniera propositiva a questi problemi. Ecco, il campo, per esempio, tu hai citato anche il campo della sanità, e noi siamo presenti con gli screening sul diabete, ma siamo presenti anche con, leggo qui, anche con il SOSAN. Che cos'è il SOSAN? È una onlus, assolutamente, che si interessa di un fatto importantissimo: la ricerca, posso dire anticipata, dell'ambliopia per i bambini di età inferiore ai 7 anni. Ed è una cosa che forse le amministrazioni pubbliche non fanno. Allora lo facciamo noi, perché sapete che significa scoprire in anticipo l'ambliopia in un bambino che frequenta la scuola dell'infanzia, il primo anno della scuola primaria, la ex scuola elementare? Significa evitare problemi più gravi e più pesanti sulla propria vista.
questa iniziativa. Sai bene che chiaramente, proprio come hai ben detto, lo stimolo dell'intervento è finalizzato proprio ad individuare, diciamo, e a prevenire queste problematiche, perché molte volte c'è il problema, ma il bambino magari viene non si capisce fino in fondo, e per cui attraverso invece questi screening c'è la possibilità di poter intervenire. Devo dire che questa azione così dettagliata, così concreta, risponde anche, diciamocela fino in fondo, anche ad un nuovo modo di essere Lions. Sì. Ma questo nuovo modo di essere Lions è un input che è partito ormai già da qualche anno. Il nostro reserve ha avuto un'evoluzione rispetto a 30-40 anni fa. Oggi, come dicevo in premessa, dobbiamo necessariamente essere concreti nelle nostre, sui nostri territori. La gente ha bisogno, e dove chiaramente c'è il bisogno ci deve essere per forza un Lion. Ecco, e quindi in quanto tale penso che è il massimo per chi vuol servire, però è proprio quello, diciamo. Tu sai che dico una cosa che ci ripetiamo in tutte le occasioni pubbliche, quindi dove c'è un bisogno c'è un Lion, e dove chiaramente c'è un Lion c'è la possibilità di poter dare delle risposte concrete, chiaramente partecipando insieme ad altri, cercando ovviamente di avere anche l'adeguata umiltà nel mai essere protagonisti. Il protagonismo chiaramente è dettato dalla concretezza delle azioni. Quindi, come dice il nostro governatore, veniamo valutati per quello che facciamo e non per quello che diciamo. Io penso che nel mondo, e quando dico nel mondo, anche attraverso l'umile azione che ognuno di noi fa sul proprio territorio, riusciamo a dare piccole ma importanti risposte. Ecco, perché in effetti, ecco, nella introduzione che ha fatto nell'organigramma il governatore a proposito di questi due importantissimi dipartimenti, io mi sono segnato una frase: il cuore dei Lions e dei Leo batte per il servizio umanitario. Cosa più di un servizio umanitario sono tutte queste aree che i dipartimenti che tu segui come facilitatore, mi piace moltissimo. Sì, 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 effettivamente poi in ogni area ci sono i responsabili, gli speciali. Ricordo una cosa che per noi Lion è scontata: il protagonismo sui territori e dei club, perché noi siamo un'associazione internazionale di club. Benissimo. Quindi il protagonismo giusto non è del facilitatore, non è dello specialist. Sì. Lo specialist chiaramente interloquisce, ma il service è organizzato dal club per dare delle risposte concrete. Attraverso l'analisi dei bisogni che si va a fare con i responsabili, con il mondo dell'associazionismo, con gli ordini professionali, invertiamo anche la scala degli interventi. Bravo. Perché parliamoci chiari, ma ci sono, ci potrebbero essere anche dei service che magari hanno dato il meglio di sé in questi diciamo decenni, ma oggi forse non rispondono più ai bisogni mutati, ai bisogni che cambiano nei nostri territori da questo confronto dialettico propositivo che dobbiamo e che abbiamo che stiamo facendo e facciamo sui nostri territori. Diamo anche una scala di priorità rispetto ai bisogni delle comunità nostre. Ecco perché ci avviamo alla conclusione per motivi di tempo. La figura centrale è il club, perché è il club. Io posso dall'alto di Ockburg o del multidistretto si possono inventare le iniziative più belle, ma è il club che sa il proprio territorio di che cosa ha bisogno. Ovviamente nell'organigramma, come tu sai bene, ci sono decine e decine di service che sono chiaramente un semplice stimolo. Bravo. Perché poi ogni club ha anche le sue priorità, le sue specificità nei territori di appartenenza. Rispondere in maniera adeguata
ai bisogni della nostra comunità significa chiaramente rafforzare anche i nostri club, rafforzare il club, un club forte è un club nel quale il socio Lions è un socio consapevole, consapevole di come organizzare il service, di dove va il lionismo nel 2019, ormai nel 2020. Avere un socio consapevole significa chiaramente organizzare service di qualità, service che noi possiamo misurare in termini di coinvolgimento, che in sintesi che cosa è tutto questo? È chiaramente rafforzare il nostro servire. E quindi penso di non dover aggiungere nulla a queste parole che chiaramente sono molto significative. Sono d'accordo con quello che ha detto Gianfranco e dico anche un'altra cosa. Il grandissimo campo di azione nel quale si svolge, si interessa il dipartimento che lui coordina, che lui facilita, ci porta a questo. Questa sarà la prima di un'altra trasmissione che faremo tra qualche mese potremmo misurare anche un po' i risultati concreti. Risultati tra qualche mese, perché in effetti ora abbiamo dato delle indicazioni di larga massima. Tra qualche mese possiamo dire possiamo qui è andata bene e qui è andata male, qui abbiamo inciso e qui forse dovevamo agire meglio. Ecco, allora io di questo ringrazio Gianfranco. Grazie a te per l'invito. Essere venuto da lontano fino alla nostra sede e ben contento di essere venuto e colgo l'occasione, è l'ultimo incontro per questo anno 2019, ci rivedremo a gennaio e allora tanti auguri e tanti saluti a tutti, soci, amici, conoscenti, quelli che vedono la nostra trasmissione. Affettuosi auguri a tutti. Ecco, Elio Fusco vi saluta e con Elio Fusco vi saluta Gianfranco. Augurissimi. Lucci.